Ciao a tutti, il mio nome è Sara e benvenuti in questo reading vlog. Avevo promesso questo reading vlog su The Hunger Games perché è un libro che io per anni ho detestato, nel senso io l'ho amato, la prima volta che l'ho letto ero super ossessionata, facevo i miei cosplay di Clove, che è il mio personaggio preferito in assoluto e sinceramente con questi capelli potrei ritornare a fare i cosplay di Clove, why not? Comunque a parte il disagio, quest'anno mi sono data una TBR, ossia una to be read, una lista di libri che volevo rileggere, in particolare dei libri che hanno fatto parte della mia adolescenza e The Hunger Games è uno di questi. Questa è la versione in inglese che sto leggendo, ora vi spiego. E volevo un pochino documentare i miei sentimenti perché ho sempre paura quando faccio poi le recensioni magari di dimenticarmi le cose. So, credo che un reading vlog sia più on point perché appena pensi qualcosa puoi filmarti e quindi puoi dirla subito e non dimenticartene. Proprio per questo ho iniziato questo reading vlog, solo che non sto esattamente leggendo The Hunger Games, ma sto ascoltando l'audiolibro. Non perché io non voglia leggere il libro, assolutamente no, ma era, almeno per oggi che ho iniziato ad ascoltarlo, una scusa perché non avevo voglia di ascoltare la musica mentre andavo in treno in università e ho detto, beh, mi ascolto un audiolibro e su Spotify ho trovato che c'è l'audiolibro integrale di The Hunger Games, letto da Tatiana Maslany, che se non la conoscete è una fantastica attrice e non vi sto nemmeno a dire quanto è brava a fare questo audiolibro, cioè non posso nemmeno spiegarvi, ma è eccezionale, è come se ce l'avessi davanti e lei mi stesse recitando tutto. A parte questo, ho letto le prime 60 pagine, o ascoltato come volete. Come posso dirlo senza sembrare un ipocrita? Mi sta piacendo un sacco. Cioè, io sto leggendo un altro libro in questo momento e vorrei abbandonarlo completamente per leggere questo. Eppure io la storia la so, l'ho letta 3000 volte, l'ho vista 3000 volte, il primo film l'ho visto un sacco di volte, eppure mi ha totalmente preso. Sono qui che tifo per Katniss, ci sono state alcune volte che ero in treno, che stavo ascoltando, che mi è venuto da piangere, io sono super sensibile, però mi è venuto da piangere e io dico, cosa? Non è mai successa questa cosa? E pensate un po' che sto anche rivalutando certi personaggini, per esempio Katniss. Io ho sempre detto che Katniss è uno di quei personaggi che io odio di più al mondo. È il personaggio che odio di più insieme ad Anna Baker e a quella di Passenger di cui non voglio neanche ricordare il nome. Però effettivamente Katniss, almeno in questo primo libro e per ora, non è un personaggio tanto brutto, nel senso che lei è semplicemente figlia, diciamo, di quello che le è successo. Lei è quello che è a causa del suo passato, di quello che ha dovuto fare per sostenere la sua famiglia. Quindi sto apprezzando molto Katniss. Io ricordo di averla odiata nei libri successivi. Comunque, io ho un forte ricordo di aver adorato il primo libro della serie, ma gli altri due mi avevano fatto parecchio schifo. Questo non ve lo so dire, però sono abbastanza sicura che dopo di questo mi sa che mi andrò a rileggere o a riascoltare. Credo che sarà più palese che riascolterò tutta la saga di The Hunger Games, anche magari per capire cosa non mi piaceva prima, magari ora mi piace un pochino di più. Per esempio, il concetto in sé sia molto interessante, che sia ben studiato, come questi Hunger Games si siano formati, come ogni distretto sia da una parte, ogni personaggio lo trovo molto ben definito, almeno per adesso quei quattro principali che si hanno, quindi Amy, Effie, Katniss e Peeta. Semplicemente sono super engaged per la storia. Sono per ora arrivata al capitolo dove lei e Peeta arrivano a Capitol City, dove c'è Katniss che odia Peeta e voglio dire, sapendo il finale, già, io non dico nulla perché magari le persone non hanno letto il terzo libro o non hanno visto il terzo film, però Katniss vedrai. E un personaggio che ho rivalutato oltre a Katniss per ora è Peeta. Mamma mia che cotta avevo per Peeta Mellark quando ero piccola. Lo adoravo, ma ho paura che lui non sarà il mio personaggio preferito di nuovo. E sono anche curiosa di vedere Clove. C'è tutta una storia stranissima sul perché io amo Clove, non ve la sto a spiegare, però voglio rivedere pure lei. Sono dimenticata di una cosa che mi ricordo che avevo giudicato un sacco quando ho fatto Hunger Games vs Divergent. Anche Divergent lo rileggerò. Una cosa che avevo appunto giudicato era il fatto che secondo me la scrittura di The Hunger Games fosse facilotta, diciamo. E diciamo che ho una teoria riguardo questa cosa sul fatto che secondo me lo era, non tanto perché lo è, ma perché è
in italiano. Cioè, non lo so, non è che penso che l'inglese sia la miglior lingua del mondo. Non lo so, ho un problema un po' con i traduttori di libri. Io non li odio, solo che... Però la scrittura per ora mi piace molto, nel senso... nell'audiolibro viene letto ogni cosa, non è una cosa fatta tipo teatrale. È un buon stile, molto character centered per adesso. Si vedrà come procede, perché comunque ho letto 60 pagine. Buongiorno. Voglio dire, ma quanto è rincoglionita la madre di Pita che dice a suo figlio: sì, beh, forse il distretto 12 avrà finalmente un vincitore, lei è una che sopravvive. Cioè, voglio dire, e lo dici a tuo figlio nel momento in cui devi salutarlo perché sta andando a morire? Bitch, davvero. Ah, e un altro commento che volevo fare riguarda Sinna. Io odiavo Sinna, non so perché ho temuto questo disguido, odio con lui, non lo so. Invece non è poi così male, non è poi così male, devo dire. La cosa del vestito è assolutamente bellissima, l'ho adorata. E ora nella parte in cui sono arrivata stanno per iniziare l'allenamento, quindi conosceremo Rue sicuramente. E poi non so se si conoscono un po' anche gli altri, vedremo. Spero non si senta troppo il rumore del treno dietro di me, ma ho finito la prima parte di The Hunger Games, quindi ho finito la parte dedicata ai tributi. E ora la seconda parte si chiama The Game, il gioco. E sto morendo, seriamente. Sto decisamente amando il libro più di quanto mi aspettassi, ma soprattutto la frase "She came here with me" di Pita alla sua intervista mi uccide ogni volta. Lo so, sono super sensibile, ma mi prende ogni volta. Però la cosa più brutta è che, sapendo già tutto alla fine, cioè so già perché certe cose succedono, perché Pita fa certe scelte, mi fa apprezzare un po' meno il libro, o meno di quel "oh mio Dio, perché sta facendo questo?". Però comprensibile, cioè nel senso, l'ho letto 30.000 volte questo libro, ho visto il film 30.000 volte, quindi va bene lo stesso. Mi piace molto il fatto che gli altri tributi ancora non li abbiamo bene conosciuti, ma siamo stati introdotti a Rue, che carina. E anche Sinna comunque è un personaggio che mi sta davvero piacendo di più rispetto alle mie altre letture del libro, non so perché lo odiavo. Poi che altro dire, è emozionante, però credo che la parte migliore avvenga nell'arena. Anzi no, soprattutto una cosa che mi è piaciuta un sacco, bello, perché tutta la prima parte è la parte di preparazione, lei che si prepara prima a questo, poi a questo, poi a questo, e l'ho trovato molto interessante. Ed è sicuramente un... non tanto un world building, ma più cosa succede building. Cioè, ci sono naturalmente tante cose anche prima dell'arena che a mio parere sono super interessanti e che io adoro leggere. Cioè, mi ricordo che adoravo più questa prima parte forse che quella dell'arena, e quindi mi sta piacendo veramente tanto. Cos'è questa luce che va e viene? La vedete anche voi? Non si sa, saranno tuoni. Ok, stavo vloggando e un tipo è passato, che imbarazzo. Comunque non so cosa stavo dicendo, ma in generale mi piace un sacco il libro. E ora arriva però il treno, quindi mi leggerò un libro cartaceo in treno e poi, andando in università, continuerò ad ascoltare. Ma non è ridicolo come io mi ricordi ancora un sacco di citazioni da questo libro? Provo davvero che l'ho letto tipo 30.000 volte. So quello che tutti stanno per dire. So che Amy ci sta per dire "just stay alive", "just questo", "just quello". Cioè, so tutto, ragazzi. So tutto di questo libro e mi sta piacendo un sacco. Ho appena ascoltato la parte in cui ci sono Effie e Amich che dicono addio a Katniss e Pita e ho pianto, cioè mi veniva da piangere un sacco, però mi sono trattenuta perché sono all'esterno e non vorrei fare una figura di merda, però non lo so perché mi emoziona così tanto, però è così ed è bellissimo il libro, dico bellissimo, davvero non mi immaginavo. E so che in realtà il mio problema non è con questo libro, ma è col prossimo, è con Catching Fire, però sicuramente lo rileggerò e farò un reading vlog, quindi aspettatevi anche quello. Sta piovendo e io sto tornando a casa dall'università. Per quanto riguarda il libro, sono arrivata quando lei sta per entrare nell'arena, cioè sta proprio per entrare, ma siccome ho finito il mio libro cartaceo, finalmente, ho deciso che stasera inizierò a leggere proprio visualmente. Vi volevo anche dire un'altra cosa, è solo che mi imbarazza un sacco vloggare in pubblico e che poi, non lo so, poi a casa mi dimentico quello che devo dire. Sto shippando Everlark come non ho mai shippato Everlark in vita mia. Per chi non sapesse, Everlark sono Katniss e Pita, cioè tantissimo. Cioè, Pita, devo ancora dire che è tra i miei personaggi preferiti, sì. Però sto molto apprezzando anche Katniss, lo continuerò a dire. Katniss, proprio un bel personaggio in realtà. Cioè, l'ho giudicata male. O secondo me, il mio giudizio su Katniss è dato dall'ultimo libro soprattutto. Questo è quanto. Buon giovedì!
Sera, infatti sono le 6:30 di sera, oggi non ho letto per niente, ma siccome adesso devo sistemare un sacco di cose, e sì, ho deciso di farlo adesso, alle 6:30 di sera, ho pensato che grande idea sarebbe ascoltare ancora l'audiolibro. Lo so che avevo detto che avrei letto, spero di riuscire a leggere un po' il libro cartaceo domani in treno, quindi vi farò sapere. Ma l'ultima volta che l'ho ascoltato c'era Katniss che era appena entrata nell'arena proprio e aveva preso la prima cosa che ha potuto e tipo aveva incontrato Clove perché aveva ucciso il tipo davanti a lei. Oh mio Dio, sto leggermente sclerando, ma non importa. Sto sistemando la mia scrivania e voglio dire, vi ricordate quanto è stato traumatizzante scoprire che Pita si era alleato con i favoriti? Cioè, io sono scioccata e già lo sapevo. Quindi vuol dire che sì, è ancora uno shock perché Pita, I love you very much, sei il mio cuore, tutto quanto. Però devo dirti, non so che grande tecnica è questa. Sinceramente non ricordo perché lui fosse con i favoriti. Lo scoprirò rileggendo o riascoltando il libro. Però devo dire che Pita... I don't support that. Altra cosa, in realtà è super super bello ascoltare l'audiolibro, soprattutto di questa parte. È la prima notte nell'arena dove c'è Katniss sull'albero che sta cercando di dormire, ma una rincoglionita, un altro tributo femmina, decide di appiccare il fuocherello come una rintronata. E voglio dire, non è che devi essere proprio un genio per capire che, non lo so, sai, il fuoco si vede di notte, vedi tu. E appunto poi arrivano i favoriti, non so come si chiamassero in italiano, però mi pare favoriti, quindi Cato, Clove, Lux o Glimmer, non mi ricordo come nella versione originale, e come si chiamava quell'altro? E quello del distretto 1. Però è super ansiogeno perché lo stai ascoltando e per me è molto più visivo, cioè mi dà più la sensazione di avere le cose davanti se ascolto che se leggo. Quindi sto veramente vivendo anch'io nell'arena. Mi ero completamente dimenticata che chiamavano Pita Loverboy, ragazzo innamorato. E niente, boh, questa cosa mi ha, boh, portato alla mente talmente tanti ricordi di io che leggevo per la prima volta Hunger Games, boh. Però che stronzi che erano i favoriti, veramente, proprio stronzi. Mi ricordo che una delle parti che più ho odiato di The Hunger Games, il primo libro, almeno quando l'ho letto la prima volta, è che ero tipo, ma che palle, io me la sono dovuta leggere tutta sta parte nel libro mentre nel film non c'è, è quando Katniss sta morendo di sete, cioè letteralmente sta morendo per la sete. In realtà è una parte bellissima perché dimostra quanto Katniss sia in grado di sopravvivere per diverse ragioni, sia per sua sorella, che comunque a un certo punto pensa, beh, ci sarà sicuramente prima che mi starà guardando, devo riuscire a rimanere viva. Dall'altra parte ha fiducia in Haymitch, gli dice no, Haymitch non mi ha abbandonato, sicuramente non mi sta mandando aiuto perché sa che vicino c'è l'acqua. Capite? Secondo me Katniss è una persona molto molto intelligente. Quello che io le critico fino a questo momento è che è permalosa, ma non è neanche l'aggettivo giusto secondo me. Cioè io la capisco, in quel momento anch'io penserei la stessa identica cosa, cioè che lei non ha fiducia in Pita. Crede che Pita la voglia sabotare, che fa tutto quello che fa, va coi favoriti, fa she came here with me solamente per se stesso, mentre Pita in realtà, ovviamente chi poi ha letto il libro lo sa, che lo fa per Katniss perché è davvero innamorato di lei e perché vuole che Katniss abbia una possibilità di vincere. Però visto dal punto di vista di Katniss è ovvio che lei lo vede come un nemico, quasi come qualcuno che odia. Però allo stesso tempo leggere quelle parti in cui lei dice di odiare Pita e che non... cioè mi fanno un po' storcere il naso perché vorrei che lei sapesse già quello che succederà dopo, ma ha un senso? No. Sono le 9 di sera, anzi le 9:30, e io domani devo andare in università, quindi mi devo svegliare abbastanza presto, perciò non posso stare troppo a leggere o a fare cose, però ho un sacco di roba da sistemare, questa volta in soggiorno, quindi nuovamente mi metterò in soggiorno ad ascoltare ancora un pochino dell'audiolibro. Adesso sono arrivata al capitolo 17 e sono davvero preoccupata per il fatto che stavo seriamente pensando al rating che voglio dare a questo libro e io gli darei 5 su 5, perché effettivamente
effettivamente non ci trovo niente di male. È un libro che mi è piaciuto e che mi sta piacendo. Però quello che penso comunque di fare per stasera è di finire la seconda parte, che penso sia solamente il capitolo 17 e 18 e poi è finita. Così poi domani iniziare la parte 3 e probabilmente finire il libro. Voglio dirvi due cose però che mi stanno piacendo molto. La prima è il fatto che comunque il romance non sia così tanto presente come lo è secondo me di più nel film. È evidente che Katniss ha qualcosa di romantico sia con Gale, in qualche modo apprezza molto anche Peeta, soprattutto dopo che Peeta le ha salvato la vita contro quelle vespe che non so come si chiamano in italiano. E questo è palese perché a un certo punto lei dice no, non posso pensare a Gale perché nella mia testa Gale e Peeta non coesistono. Però al suo tempo mi piace che Peeta non sia il suo unico focus nel libro. E mentre l'altra cosa che volevo dire è che sto molto apprezzando tutte queste piccole parti in cui ci sono Katniss e Rue che parlano dei loro distretti, anche del fatto per esempio che tra i distretti non si può comunicare, di quanto gli Hunger Games e in particolare Capital City puniscano i distretti per una cosa successa secoli e secoli fa. Beh, secoli e secoli no, nel 74, perché sono 74esimi Hunger Games. E mi piace molto questo world building, quindi sono molto felice per questo libro. Ora vado ad ascoltare e a sistemare. Fa anche rima. Ru sta morendo. Deep in the meadow, under the willow, a bed of grass, a soft green pillow, the sun will rise. Il sole non sorgerà per me. Hear it say. Her chest moves, but only slightly. My throat releases the tears, and they slide down my cheeks. But I have to finish the song for her. Allora, lo so, io mi dimentico le cose super facilmente, ma mi ero completamente dimenticata del fatto che a un certo punto aggiungono la regola che se due tributi dello stesso distretto sopravvivono possono vincere insieme. Me l'ero completamente dimenticato, ero convinta che Katniss e Peeta rimanessero gli ultimi e quindi niente, non lo so e non si... Ah no, mi ricordo la scena con le bacche, però questa cosa della regola non me la ricordavo, proprio zero, zero, e ero tipo... Cosa? E poi l'hanno spiegato e mi sono sentita un'idiota. Benissimo, continua così, Sara. Ho finito la seconda parte di The Hunger Games. Ci risentiamo domani, dove probabilmente finirò il libro. Yeah! Buongiorno, oggi è venerdì. Come vedete, di nuovo in stazione con Freccia Rossa, anzi no, Freccia Argento. Oggi penso che leggerò The Hunger Games solamente al ritorno del treno, perché oggi devo andare a una lezione, a un corso di spagnolo, e preferisco ascoltare la musica in spagnolo, fare qualcosa in spagnolo, così da entrare nel mood prima appunto di andare a lezione. Hunger Games è in inglese, quindi lo leggerò un pochino al ritorno. So che non c'entra nulla con The Hunger Games, ma praticamente devo andare a una lezione di spagnolo, e però sono in anticipo perché Trenitalia è sempre sul pezzo, non ci sono treni abbastanza vicini all'orario in cui io dovrei andare a lezione, perciò tutte le volte che vado a lezione arrivo 30.000 ore prima e non so mai cosa fare. E oggi ho deciso di venire in questo parco, che non c'ero mai stata, ed è super super bello perché soprattutto, cosa numero uno, ci sono le panchine, perché in un altro parco che avevo visitato non c'erano le panchine, non sapevo dove sedermi, mentre qua, a parte che c'è un sacco di panchine, è veramente molto bello. È un parco dedicato ai caduti. Sa che adesso mi alzo, faccio un po' un giro, è davvero molto bello, e se mi gira tiro fuori anche il libro e leggo e amen con lo spagnolo. Ho appena letto il capitolo del bacio Everlark e voglio dire quanto sono carini, ed è molto bello che Katniss fa la naive, come si dice in italiano?
insomma, che dice: beh, ma Pete è veramente bravo a fingere. No, cucciola, Katniss non sta fingendo, lui ti ama davvero. Ed è qui per caso la scena in cui adesso lui le racconterà la cosa che l'ha sentita cantare con le trecce? Penso di sì. Super imbarazzate quando passa la gente, tu stai vloggando e stai parlando di Pete e Katniss, di quanto sono carini. Ho finito la mia lezione e ora, mentre vado in stazione, mi ascolto un po' l'audiolibro e sinceramente non vedo l'ora, veramente non vedo l'ora. Sono le 5:30 e sono appena tornata a casa e sono riuscita a leggere un pochino in treno, però per motivi un po' personali ho avuto un brutto avanzo di giornata, ma sono comunque riuscita ad arrivare a pagina 320. Sono in tutto 366 pagine, quindi penso che la mi metterò qui nel mio bellissimo letto. Finisco questo libro, scusate per la luce, ma ho proprio la finestra davanti e mi fa il viso da Madonna illuminata. Sono però delle cose che volevo dire, le quali non vi ho potuto dire proprio mentre leggevo perché ero in treno, la gente si è seduta vicino di fronte a me, insomma mi sembrava un po' brutto vloggare proprio davanti a loro, quindi non ho potuto veramente dire niente, cioè ho le clip ma sono io che mi spiglio così, quindi non è proprio il massimo. Comunque ho letto la scena in cui muore Clove, ero lì che oh no, come se potessi evitare la sua morte, e ho adorato che le sue ultime parole fossero Cato e lui Clove, no, cioè ragazzi, io li shippavo tantissimo. Infatti avevo anche scritto una fanfiction molto tempo fa, c'è ancora su EFP, dove avevo fatto in 10 capitoli tutti i libri dal punto di vista di Cato e Clove. Loro erano i veri, veri, veri star-crossed lover. Diciamo che in realtà Katniss e Peeta vengono considerati star-crossed lovers, però secondo me Cato e Clove lo sono di più. Hashtag opinions. Poi volevo fare un applauso a Katniss. Katniss è wow. Veramente, lo so che l'ho detto 3000 volte in questo video, però sono davvero, davvero sorpresa da Katniss, perché è davvero un personaggio molto intelligente e questo è il tipo di personaggio che mi piace abbastanza, forse rispetto anche più intelligenti come Hermione, perché Hermione è quel tipo di intelligente che lo è semplicemente per i libri, lei perché legge moltissimo, perché si informa eccetera, e però Hermione risulta un pochino meno intelligente nella vita reale secondo me, esempio tutta la storia del CRE e Pia, mentre Katniss potrebbe essere considerata un'illetterata forse, perché comunque Distretto 12 non è che la scuola sia la miglior cosa del mondo, però è molto intelligente, sa come giocarsi le sue carte, più volte nel libro dice sì, devo fare questo perché all'audience piacerà, perché al pubblico piacerà, fa determinate scelte perché sa che piacerà all'audience, sa che per esempio deve andare alla festa nell'arena, qua dove deve prendere lo zaino, la scena in cui c'è Clove che muore. Secondo me è un personaggio davvero davvero molto intelligente in modo pratico e quindi mi piace moltissimo questa parte di lei, sto davvero molto rivalutando. Io non ho parole perché mi sono messa ad ascoltare la colonna sonora dei 4 film mentre leggo il libro, è una cosa che faccio spesso e mi stanno salendo tantissimo i feels, in particolare quando è partita The Hanging Tree mi sono fermata e ho detto no, devo cantare, ed ero are you coming to the tree, e i feels non lo so neanche di cosa, forse di tutte le volte che sono andata a vedere i film al cinema insieme a questo mio gruppo di amiche, ed era super bello, in qualche modo è un ricordo della mia adolescenza e del primo libro che mi fa provare questa sensazione, forse perché ho amato Hunger Games talmente tanto e ne ero così ossessionata e poi cose sono successe che me l'hanno fatto odiare, ed è molto molto strano, però sono contenta di averlo riletto, sono contenta che lo sto per finire, sono alla parte in cui sono arrivati tanti lupi. Adesso ho l'ansia, ma vado a finire il libro, dai. Ho finito il libro e devo dire che I cried a little, soprattutto nell'ultima parte, l'ultimo capitolo è stato molto intenso perché, vabbè, ovviamente già io lo sapevo, però è comunque parecchio parecchio problematica la cosa, che io mi ricordo quando ho letto la prima volta che ero super incazzata con Katniss perché, ma come puoi non amare un ragazzo come Peeta? Cioè, perché? Perché tutto questo per i giochi? No, ti devi essere innamorata, bla bla bla. E invece sapete che vi dico adesso? Io sono più incazzata con Peeta che se l'è presa. Credo che sia qualcosa di ovvio, nel senso, probabilmente quando l'ho letto
che avevo 12 anni, favorivo Pita, boh, perché era quello innamorato e non capivo niente della vita io stessa, quindi figuriamoci. Ma adesso che sono più grande penso di capire più la prospettiva di Katniss e di apprezzarla di più. In fondo lei ha fatto quello che doveva per sopravvivere e l'avrei fatto anch'io, però sono fermamente convinta che Katniss sia aromantica e porterò questa lancia fino alla fine dei miei giorni. Per quanto riguarda il libro sono molto molto indecisa su che voto dargli. Non voglio sembrare ipocrita, il punto è che pensando a come io do il rating, io do 5 stelle per un libro perfetto, per un libro che mi è piaciuto in ogni lato, dove non ho trovato nessuna caratteristica negativa, mentre do 4 stelline se c'è comunque qualcosa che mi ha fatto un pochino storcere il naso. Eppure in questo niente mi ha fatto storcere il naso, non so se perché era una rilettura, sinceramente non lo so, però io vi assicuro che non mi aspettavo di apprezzare questo libro, credevo che l'avrei odiato, invece mi è piaciuto davvero davvero tantissimo e io penso che gli darò 5 stelline su 5. Bene, per il video di oggi è tutto, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, ci facciamo video e